credo che il tema dei giovani sia assolutamente centrale nell'ambito di tutti i ragionamenti che possiamo fare in ottica di sostenibilità del sistema. Sappiamo tutti, ahimè, che i nostri giovani, quando non sono disoccupati, sono sottoccupati o comunque entrano tardi nel circuito produttivo, e questo è un problema sociale che può arrivare anche a minare tutti gli sforzi che comunque stiamo producendo in direzione ESG. E perché succede? Succede perché stiamo facendo poco per loro. Non mi riferisco ovviamente soltanto all'industria finanziaria. Come industria finanziaria, però, abbiamo addirittura pieno interesse a inserire una nuova generazione di professionisti all'interno dei nostri ranghi. Stimiamo che nei prossimi 15 anni il 70% della ricchezza degli italiani passerà di mano, e chiaramente formare dei giovani professionisti è indispensabile per poter catturare poi l'attenzione di questa nuova generazione di clienti, che è diversa dalla precedente, più digitalizzata, più globalizzata, più informata. Noi in Fineco abbiamo già da tanti anni un progetto giovani importante, lo abbiamo ulteriormente potenziato. In questi primi 9 mesi del 2021 abbiamo inserito ben 120 giovani che chiamiamo beginner, ma vogliamo e possiamo fare di più. Puntiamo molto sui team, cioè sull'associazione di giovani consulenti con colleghi più esperti, e abbiamo creato una piattaforma estremamente flessibile che consente al singolo consulente, a ciascun consulente, di condividere la gestione di tutto o parte del proprio portafoglio con uno o più colleghi. E attraverso i team si supera quindi il tema della sostenibilità economica del giovane, che è particolarmente pressante nei primi anni di attività, e si dà anche nuova linfa al collega più affermato. Direi quasi si libera capacità produttiva per i grossi portafoglisti. Io credo che tutti i colleghi partecipanti al nostro forum IPB stiano lavorando alacremente per riqualificare la propria gamma di offerta in direzione ESG. Noi stiamo facendo ovviamente altrettanto, con la piena collaborazione dei nostri partner, ma credo anche, questo è un punto importante, che nel nostro ruolo di distributori noi si debba affrontare il tema della sostenibilità un po' più a monte. Quindi non parlando subito di prodotti di investimento, ma interrogandosi sulla qualità della relazione con i nostri clienti, che deve essere impostata sui cardini della pianificazione finanziaria, sul principio della trasparenza, sul giusto rapporto qualità-prezzo dei servizi che eroghiamo. E sul punto della trasparenza, in particolare, non ci possono, a nostro avviso, essere dei compromessi. La trasparenza sui contenuti delle proposte che facciamo, o sui costi ad esse associate, sono il presupposto per creare fiducia, e la fiducia è indispensabile per gestire adeguatamente il risparmio delle famiglie italiane e indirizzarlo verso gli investimenti produttivi e sostenibili.